Il punto che voglio fare riguardo alla discussione oggi di branding, vi incoraggio a non vendere cose, ma di enable emotionally toward experience, esperienza. Più crei esperienze per i tuoi clienti, più crei una cultura attorno al tuo brand. Ha senso? Qualche domanda? Ok. Allora, perché esisti? Perché esiste la tua compagnia? Se potete dare la tua risposta. Io voglio salvare il mondo. Tu vuoi salvare il mondo? Permesso di dirgli tu. Sì, okay. Certo. Tu vuoi salvare il mondo. Cosa significa questo? Con le mie invenzioni sulle energie rinnovabili, voglio salvare il mondo, perché abbiamo detto con l'opanatici, come va più o meno, pagare energie rinnovabili, tutto ciò che riguarda lasciare più pianeta migliore a chi verrà dopo. Quindi penso al futuro per lasciare i nostri figli. Il mio obiettivo è quello di siete tutti chiari qual è il suo sogno? Ok, qualcun altro? Perché esiste? Ah, di noi? Sì, sì. Beh, io, la mia nostra startup cerca di evitare incidenti sulla strada, quindi aumentare la sicurezza sulle strade e fare business. Quindi esisti per aiutare a eliminare accidenti? No, o a minimizzare accidenti. Minimizzare gli accidenti, sì, c'è un incidente. Abbiamo individuato una fetta di mercato, una nicchia di mercato interessante da esplorare. Allora voglio farti una domanda. Potresti esprimere questo in un modo che è centrato alle persone? Il valore per una persona di quello che tu vedi, che cos'è? Alla persona. Sì. Mettendo la tua tecnologia, il tuo valore nel mondo, qual è il risultato per la persona, per l'individuo? Salvare la vita. Ah. Vedete la differenza per quanto riguarda il branding? Uno è di spiegare cosa fai, come fai, un altro è di spiegare perché lo fai. Questa è una cosa che voglio incoraggiarvi di ricordare. Perché è molto più importante di come e quando e cosa. Il perché è quello che si ricorderà sempre. Le esperienze sono fondate sul perché. Okay? Quindi, per capire il perché, bisogna ritornare a quello che dicevo in principio, no? Ai valori. Allora, tu per esempio vuoi salvare il pianeta, ma questo è basato su qualche valore personale che dai give life to, no? Che gli stai dando vita. Qual è quel valore o quei valori per te? Quali sono personalmente? I valori della vita, dell'ambiente, dell'inquinamento. Se non c'è inquinamento, cosa stiamo mostrando per il pianeta? Rispetto? Certo. Allora, un valore può essere rispetto. Cos'altro? Rispetto all'ambiente, gli animali, la vita, la vegetazione, il mare, tutto ciò che riguarda il pianeta. Cioè, noi stiamo distruggendo il pianeta, cioè, io voglio salvare il pianeta. Sì, ma il valore per cui sei motivato per farlo è rispetto, gratitudine. Anche per quelli che verranno, per far sì che noi lasceremo un pianeta migliore.
siamo distruggendo il pianeta, perciò chi verrà dopo dirà: ma tu cosa hai fatto quando con i tuoi soldi, quando potevi salvare il pianeta? I tuoi soldi li hai investiti per comprarti una macchina Ferrari, oppure perché hai aiutato le persone a poter inventare qualcosa che migliorava l'ambiente? Hai inquinato o hai salvato il pianeta? Cosa hai fatto tu fino adesso? Hai accumulato soldi, ma poi alla fine non hai fatto nulla per chi verrà dopo. Io voglio essere ricordato per aver fatto qualcosa per l'ambiente. Allora, quello che ho sentito è un'obbligazione morale, no? Verso l'umanità. Però i valori che danno vita al tuo sogno, il rispetto, la gratitudine e l'obbligazione morale di fare qualcosa per il prossimo. Questo, quando parliamo dei valori, è molto importante, specialmente quando, diciamo, venite dall'Italia in America, c'è sempre quel pensiero: oh, adesso vado in America, devo devo aggiustarmi così che vengo accettato come vanno le cose in America. Però questo a volte non funziona. Perché non funziona? Perché le persone vogliono attaccarsi a una certa cultura che rappresenta anche i valori che gli piacciono a loro. Ora, in Italia è il numero 9 mondialmente per l'economia, 2.9 trilioni di dollari. Numero 9 non è nei top 10. Quindi significa che ci sono molti valori italiani, che anche qui in America è il mercato più grande per l'Italia, che le persone qui vedono anche questo valore. Non c'è bisogno di cambiare o di adattarsi al modo di fare qui. Anche forse proprio il modo di nostro di essere che è apprezzato, mentre se diventiamo come gli altri siamo appunto come gli altri, insomma, no? Questo è il valore è basato nel fatto che quello che la tua specificità, sì, perché questo anche avrà un effetto con le persone che diventeranno impiegati, con i partners e anche i clienti. Certo. Se tu vuoi essere un tech geek, non compri Apple, iPhone, compri Android, no? Ma se tu ti piace una cosa normale, facile a usarla, non tanto difficile, prendi l'iPhone. Valori diversi. Non è che non è meglio dell'altro, però i valori che tu rappresenti sono quelli che fanno, no? Fa senso? Quindi, portandoci di nuovo l'esperienza, sapendo i tuoi valori, sapendo quello che vuoi rappresentare, perché fai quello che fai, quali sono le esperienze che puoi dare ai tuoi clienti. Per esempio, nel salvare il pianeta, dare rispetto per il pianeta, gratitudine per il pianeta, un'obbligazione morale per il prossimo, l'esperienza che qualcuno ha con te, con il tuo prodotto, è: io mi sento rispettato,